La partita più importante di questo inizio di stagione in eccellenza è ormai alle porte. Domani al Campo Italia di Sorrento, scortati da numerosi tifosi, i molossi di Mister Esposito cercheranno di fare proprio una partita che potrebbe rappresentare la svolta per il girone B di eccellenza. Entrambe in vetta, Sorrento Sant'Agnello e Città di Nocera, entrambe sulla carta potenzialmente in grado di vincere direttamente il campionato. In settimana Esposito ha lavorato molto sulla parte difensiva perché in avanti le cose, nonostante i recenti successi di misura, sono sempre andate più che bene. Del resto, proprio dalla sconfitta in Coppa di Sorrento, quando i rossoneri ne presero tre, Esposito ha cercato di proteggere maggiormente il pacchetto arretrato. Scarpa, Vitale e Gargiulo, il tridente da una parte, Carotenuto, Maiello e Marcucci in casa Città di Nocera, anche se di recente, non solo per via di acciacchi vari, Esposito ha abbandonato l'ipotesi delle tre punte da far giocare contemporaneamente. Sarà anche la gara degli ex, uno molto lontano, Scarpa, anche se quello più atteso. Altri come Lettieri e Giuliano, giovani che nella città costiera hanno lasciato un buon segno. Di certo sarà una partita speciale, diversa rispetto alle altre. Questo perché finalmente potranno esserci i tanti tifosi molossi al seguito della propria squadra del cuore. Nessuna restrizione questa volta, un possibile nuovo inizio nella settimana che ha sancito i due anni dagli eventi di Salerno, da quel derby farsa che rappresenta ormai il passato. Oggi il presente si può riscrivere con il Città di Nocera, che presto forse diventerà Nocerina e che merita l'appoggio di tutti i tifosi che amano i colori rossoneri.